infatti è un'iniziativa che ci ha commosso, perché soprattutto Città della Scienza e la città dei bambini, che sono stati i primi ad aver subito veramente questo atto criminale. Un mercatino di cioccolato per aiutare a ricostruire Città della Scienza. Il progetto nasce all'interno di una scuola materna comunale, il 15° circolo Kennedy a Fuorigrotta, ma ha un valore simbolico enorme, soprattutto perché l'idea è partita dai bambini, che hanno sentito il bisogno di contribuire a rimettere in piedi un simbolo della cultura scientifica di Napoli e non solo. Quando hanno fatto questo laboratorio, i bambini hanno detto: ma perché non facciamo i cioccolatini per Città della Scienza? Ed è venuta proprio da loro, e quindi noi l'abbiamo colta immediatamente. E hanno in effetti voluto donare il loro lavoro e hanno fatto tanti cioccolatini proprio per cercare di dare una mano per la ricostruzione. Con l'aiuto delle insegnanti, i piccoli hanno partecipato al laboratorio per imparare a fare i cioccolatini confezionati in bustine dipinte a mano ed hanno scelto di destinare il ricavato della vendita a Città della Scienza. Quando ho saputo che nel laboratorio di cioccolata della scuola Kennedy era nata questa idea di solidarietà verso la città, mi è sembrato un segnale importantissimo, sia da un punto di vista simbolico, sia dal punto di vista del riconoscimento dell'impegno che una cultura laboratoriale che le maestre attivano attraverso la manualità, per cui i bambini sono protagonisti dei processi di conoscenza divertendosi.